discusso oggi dentro la CGIL perché la casa sindacato del lavoro e sindacato dei lavoratori, quindi abbiamo preferito festeggiare tra virgolette la festa del tesseramento andando nei luoghi di lavoro, parlando a chi è iscritto ma anche a chi non lo è. Perché? Perché le richieste delle categorie sono tante, sono quelle di innanzitutto avere una stabilità lavorativa, è comune, è trasversale e tocca tutte le categorie, assolutamente, dalla Fillea alla FLAI, all'FLC, alla FICTEM, potrei citarle tutte, perché il disagio maggiore che vivono i nostri iscritti e non iscritti è proprio questo, la mancanza di lavoro. Allora cosa ci chiedono? Beh, ci chiedono di continuare il nostro lavoro e il ricavato dell'equità fiscale che venga investito nel lavoro per creare posti di lavoro, ma non fantasma, non con la falsa idea di flessibilità proponendo dei lavori coco pro somministrati a tempo aggiornate, ma dei lavori che diano garanzie alle famiglie. Ecco, questa è una voce comune che abbiamo sentito in tutte le categorie e questo è il nostro impegno assolutamente per continuare su questa strada. Il territorio soffre la chiusura intanto di molte aziende, di molte fabbriche, di delocalizzazioni. Non so, faccio un esempio. Abbiamo avuto in questi anni molti lavoratori utilizzati, uso questo termine, proprio nei settori dei call center. C'è stata la giungla, la crescita abnorme dei call center nel nostro territorio, improvvisamente delocalizzazioni, spostamenti. Di pari passo chiusure di industrie, di attività produttive. E quindi c'è una carenza di lavoro, abbiamo un aumento di iscritti in cassa integrazione straordinaria, in mobilità o che stanno finendo la mobilità. Questa è la fotografia della nostra realtà, perché non si investe nel lavoro. Di contro, purtroppo, abbiamo anche un settore pubblico che langue, perché i tagli dell'amministrazione, i tagli del governo fanno sì che anche chi lavorava nel pubblico impiego, ne so, con i contratti a tempo determinato, oggi si trovi in a spasso, senza tutele e senza diritti, ripeto, senza aver investito nulla in questi settori. Questo è il quadro che emerge nel nostro territorio, però devo dire che emerge anche la voglia di riscatto, grande, grandissima. Mi è capitata qualche tempo fa un'occasione di fare alcune interviste a dei lavoratori, a delle lavoratrici, a delle ragazze della zona di Librino, delle ragazze all'età dai 20 ai 30 anni, che erano alla ricerca di un lavoro, ma lo erano con determinazione, avevano rifiutato i compromessi, avevano rifiutato alcuni lavori facili che tutti noi possiamo immaginare, si erano rimesse a studiare, a presentare curricula, perché volevano riscattarsi. Ecco, per me la fotografia di Catania è questa, riscattarsi, ed è una forza che tutti noi, i nostri lavoratori, abbiamo e che la CGIL ha al suo interno. Abbiamo all'atto tre petizioni, tre raccolte firme. Allora, la prima proposta dai nostri giovani, dai giovani siciliani, per la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare che regolamenti gli stage e i tirocini formativi. Perché? Perché lo stage proposto nelle aziende o in altre attività è una forma di sfruttamento dei giovani che vengono utilizzati a cicli continui. Vengono utilizzati i giovani per gli stage anziché fare un contratto a un lavoratore a tempo determinato, ma non solo. Lo stage, che ha una finalità professionale, viene utilizzato poi in maniera sbagliata, perché uno stagista che è chiamato per fare attività per esempio di public relation o altro, magari viene utilizzato per portare caffè, per fare le pulizie, per stare alla cassa. Mentre invece ci sarebbe stata l'opportunità per lavoratori di essere assunti quelle ditte. Perché lo stage? Perché lo stage non costa, si può ripetere quando si vuole, è una forma di lavoro nero legalizzato da chi lo utilizza male, così come i tirocini. Allora noi cosa chiediamo con la nostra proposta di legge? Che si regolamenti lo stage, che non venga utilizzato per un periodo massimo di 6 mesi, perché altrimenti si deve passare a un contratto a tempo determinato. Chiediamo anche che chi viene utilizzato negli stage venga impiegato per lo stage per cui è chiamato, non per fare altro. Che ci sia anche un riconoscimento economico se ci sono spese varie di spostamenti, ma che non venga, che venga monitorato a livello regionale e che vengano utilizzati i fondi che l'amministrazione regionale ha in suo possesso per migliorare la condizione.
assunzione agli stagisti, altrimenti lavoro non ce n'è, con questa scusa non vengono assunti i lavoratori e i giovani nostri vengono sfruttati sempre di più, ci rifiutiamo. La proposta di legge ha avuto una bella, come dire, è stata accolta bene, abbiamo avuto molte adesioni, molti ci chiamano, ci telefonano, vengono perché vogliono firmarla, è giusta, assolutamente, è condivisibile, le forze politiche necessariamente la devono avallare e portare avanti, perché si parla del nostro futuro, del futuro dei nostri giovani, che non può essere un futuro di sfruttamento a vita. Attenzione, quando parliamo di giovani ci possiamo togliere dalla testa che i nostri giovani sono di 20 anni, l'età media è 30, 40, ci siamo spostati verso purtroppo anche gli anni 50, non c'è più il giovane fino a 20-25 anni, non esiste, per questo parlo di sfruttamento a vita. Un'altra petizione è nazionale ed è il riconoscimento per gli immigrati del diritto di cittadinanza e del diritto di votare alle amministrative. Questa è un'altra petizione che la CGIL sta portando avanti insieme con altre associazioni, l'Italia sono anch'io, per riconoscere ai nostri fratelli immigrati, lavoratori che vivono legalmente in Italia gli stessi diritti, a pari lavoro, pari dignità, assolutamente. La terza è regionale, la CGIL la porta avanti per una richiesta di equità fiscale, impegno del governo nel riconoscere le fasce di disagio e dare una mano, di fare le giuste economie laddove i fondi ci sono e di non stare sempre sulle spalle.